l'esperienza più intima, più riservata, ma anche più toccante, più bella è stata la visita del Santo Padre a questo nostro caro confratello che da 2 anni nell'esercizio del suo ministero, mentre guidava un campo scuola di giovani, ebbe il segno di una malattia irreversibile, quale la SLA. E il Papa Francesco gli si è avvicinato, lo ha abbracciato, lo ha baciato e poi, quasi parlandogli all'orecchio, gli ha detto: Giuseppe, ti vengo a visitare, sono il tuo vescovo, sono qui con te. Preghiamo il Signore che tu possa vivere questa tua missione misteriosa ma feconda con tanti frutti. Ecco. Crescima. Ma io ho sentito che qui a Roma la crescima è il sacramento dell'addio. Dopo la crescima non ci vediamo più. È vero quello? Non è vero? Ah no? E voi siete tutti giovani di Roma? Tutti? E gli altri non sono tornati dopo la cresima. Il dopo cresima è un problema. E il fatto che voi siate qui è una grazia del Signore. Il Signore vi ha dato questa grazia di non fare della cresima il sacramento del arrivederci fino al giorno delle nozze. Tanti anni senza una comunità, no? E voi siete stati scelti dal Signore per fare comunità. E questo è grande. Se io non con la mia vita non parlo dando testimonianza, come tu gli hai detto, con la propria vita, non serve. Ma padre, io sono cristiano e parlo dal Signore, sì, ma tu sei cristiano pappagallo, soltanto di qua, pura parole, ti ricordi quella canzone? No, voi no, siete giovani, eh? Sì? Parole, e niente di più.